hai fatto un ottimo lavoro, hai guidato davvero bene. Concluse le qualifiche, rivediamo le prime tre posizioni attuali. Una Ferrari, Bottas. Da fuori è apparsa come una gara molto avvincente. Le tue impressioni? Si vocifera che ti piacerebbe un'offerta. Non hai girato molto in prova. Ti ringrazio. Appassionanti qualifiche di ieri, diamo un'occhiata alla situazione in classifica. In pole position abbiamo la Ferrari e Valtteri Bottas prende posto accanto a lui. Proseguendo. Abbiamo già vinto il campionato, quindi puoi rilassarti e goderti la gara. Se riesci, ingrana tutte le marce per assicurarci che il cambio sia a posto in vista della partenza. E dobbiamo portare gomme e freni in temperatura senza però surriscaldare il motore, quindi non farlo salire troppo di giri. Il radar mostra sereno, le condizioni meteorologiche per adesso sono buone. Gli altri piloti si stanno posizionando lungo la griglia, porta pazienza e attendi i semafori. Thank you.
distacco dal tuo compagno di squadra è 11,7 secondi. Monta gomme morbide e nuove. È in 19esima posizione. L'ultimo giro è stato 1 minuto 58,9. La manovra era irregolare, restituisci la posizione. L'uso del DRS sarà consentito da questo giro, usalo nelle zone DRS se sei a meno di un secondo dall'auto davanti. Una mossa un po' aggressiva. Ok, via libera. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 9,8 secondi. Monta gomme morbide e nuove. L'ultimo giro è stato 1,48,0. Alcune informazioni su Ocon. La vettura ha un grave problema, a quanto pare dovrà ritirarsi. È in terza posizione. Il distacco è 0,6 secondi. L'ultimo giro è stato 1 minuto 47,8. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 19,1 secondi. Monta gomme morbide e nuove. È in 19esima posizione. L'ultimo giro è stato 1,48,0. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 19,1 secondi. Monta gomme morbide e nuove. È in 19esima posizione. L'ultimo giro è stato 1 minuto 48,0. Stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme medie, 0 secondi.
Ok, possiamo farti fermare a questo giro. Vai, vai ora! Fai attenzione alle gomme adesso, devi finire la gara con il treno attuale.
Charles e ai box. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 6,6 secondi. Monta gomme medie e nuove. È in 18esima posizione, 0 secondi. Eccezionale, sei al primo posto, stai conducendo la gara. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 26,0 secondi. Monta gomme medie e nuove. È in 18esima posizione. L'ultimo giro è stato 2 minuti 3,2. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 26,2 secondi. Monta gomme medie e nuove. L'ultimo giro è stato 2,3,2. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 26,2 secondi. Monta gomme medie e nuove. È in 17esima posizione. L'ultimo giro è stato 2 minuti 3,2. Thank you.
Diamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 26,8 secondi, monta gomme medie e nuove, è in sedicesima posizione, l'ultimo giro è stato 1,46,2. Bandiera verde. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 4 giri. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 23,6 secondi. Monta gomme medie e nuove. È in sedicesima posizione. L'ultimo giro è stato 1 minuto 45,5. Bottas è dietro di te. Ok, il distacco da quella dietro è 0,9 secondi. Monta gomme medie e nuove. Le sue gomme sono state montate 4 giri fa. L'ultimo giro è stato 1,47,7. Le condizioni delle gomme sono buone, non preoccuparti. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 21,8 secondi. Monta gomme medie e nuove. È in sedicesima posizione. L'ultimo giro è stato 1 minuto 45,7. Il miglior giro in questo momento è 1,43,8. Sei all'ultimo giro.
il distacco dal tuo compagno dietro di te è 21,7 secondi, monta gomme medie e nuove, è in sedicesima posizione, l'ultimo giro è stato 1 minuto 45,7,0 secondi. Abbiamo carburante a sufficienza per soli 2 giri. Stai scrivendo la storia, 13 vittorie consecutive in una stagione. Oggi il 13 ti ha portato fortuna. Dopo la vittoria di oggi, la pausa invernale si avvicina. Andiamo in letargo per un po', ma torneremo più carichi che mai. Insomma, Luca, qual è stata la chiave di volta della vittoria di oggi? È stata una vittoria di squadra. Hanno applicato la strategia migliore, la più adatta alle condizioni del tracciato. E il pilota è stato impeccabile nell'eseguire alla perfezione gli ordini di scuderia. La dimostrazione lampante di come in Formula 1 il gioco di squadra sia tutto. I trionfatori di oggi. Gara spettacolare e prestazione impeccabile da parte della Ferrari. La storia non inganna e nessun appassionato si stupirà. Allora, Luca Filippi, chi sceglieresti come pilota del giorno? Beh, senza dubbio Daniel Ricciardo. Non solo per come ha guidato, ma perché non ha praticamente commesso nessun errore. Gara perfetta per lui. La Ferrari è ormai irraggiungibile per le altre scuderie. Il team italiano si aggiudica un altro campionato costruttori. Nel frattempo, Aston Martin scala la classifica grazie al risultato eccellente di questo weekend. Bene Luca, finisce qui un altro fantastico weekend di corse. Grazie a tutti per averci seguito e arrivederci. Alla prossima! Prestazione stupefacente. Di sicuro sarà una gran soddisfazione. Stai sorprendendo tutti. Tu e il tuo rivale avete finito. Pensi che il clima con il tuo rivale si sia fatto un po'...